colpito da una lastra di metallo, infortunio mortale alla Cimolai. La vittima, un operaio di 53 anni, abitava a Roveredo in Piano. Tamponamento questa mattina lungo la Pontebbana in territorio di Pordenone, fra due furgoni ed un'auto. Muratore incastrato all'interno dell'abitacolo, lo estraggono i vigili del fuoco. Auto come ariete, spaccata, sventata in una sala slot di Martignacco. L'incursione dei malviventi è avvenuta questa mattina nel comune udinese. Spia la collega sotto la doccia e poi cerca un rapporto. Cameriere stagionale a Bibione finisce in carcere con l'ipotesi di violenza sessuale. Zanzare infette dal virus del West Nile, scoperte in Veneto orientale. Comuni invitati a fare la disinfestazione. Amiche e amici di TPN, buonasera da GP Giovanni Pacorig. Purtroppo notizie funeste nella questa edizione di lunedì 16 di luglio, ma partiamo come al solito con la domanda che abbiamo fatto sabato, ovvero sia: il Premier rimanda i migranti in Unione Europea, ridistribuiamoli o non sbarca, o non sbarcano, scusatemi. Sei d'accordo? Fino a questo pomeriggio avete risposto in tantissimi, sì è stato il 96%. E il no il 4%. La domanda che vi poniamo questa sera invece è la seguente, come vedrete in sovraimpressione. La richiesta dell'Italia agli Stati dell'Unione Europea di prendere alcuni dei 450 migranti a bordo di una nave Frontex e di una della Guardia di Finanza è la strada verso l'inferno. Lo ha affermato il primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babiš. Il presidente Babiš ha aggiunto che il suo paese non prenderà alcun migrante e ha chiesto di attenersi al principio di volontarietà per il quale ci si era accordati al Consiglio europeo. Mentre Francia, Malta e Germania hanno già consentito ad accogliere 50 migranti ciascuno, il governo ceco mantiene rigida la sua posizione anti-immigrazione che condivide con gli altri paesi di Visegrad. E quindi la domanda, come la vedete in sovraimpressione, è: migranti, Repubblica Ceca accusa, l'approccio dell'Italia è la via per l'inferno. Siete d'accordo? Come al solito i vostri sms e WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, anche con le mail. Se volete vedere questa edizione del telegiornale, la potete vedere anche via streaming, come vedete, su telepordenone.tv e naturalmente andate anche su Facebook e su Instagram, tutto in sovraimpressione. Allora, partiamo subito purtroppo in questa tragico, devo dire molto tragico, lunedì 16 di luglio, con una di quelle notizie che non vorremmo mai darvi, ma essendo la televisione non solo del territorio, ma una televisione leader del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, dobbiamo partire proprio con questa. Nella giornata di oggi, nello stabilimento Cimolai di Roveredo in Piano, ancora una morte sul lavoro. Colpito infatti da una lastra di metallo, di un 500 kg si dice, infortunio mortale. La vittima, un operaio di 53 anni, Andrea Fellet, abitava a Roveredo in Piano. Il servizio del direttore, no, di Maurizio Pizzato. Prego, prego regia. Un operaio di 53 anni, Andrea Fellet, residente con l'anziana madre a Roveredo in Piano, è morto schiacciato da una lastra di metallo pesante circa mezza tonnellata. L'incidente si è verificato oggi attorno alle 13.30 a Roveredo in Piano, all'interno delle officine meccaniche Cimolai, azienda specializzata in carpenteria metallica. Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava eseguendo delle lavorazioni da solo quando è stato centrato dal pesante manufatto. A dare l'allarme sono stati i colleghi. Sul posto sono giunti i paramedici con l'ambulanza da Pordenone, rianimatore a bordo dell'elicottero, inviato dalla centrale operativa regionale del 112. Per l'operaio non c'era però nulla da fare, si è potuto solo constatarne il decesso. Indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Sacile, intervenuti con i militari della stazione di Fontanafredda e agli ispettori dell'azienda sanitaria. Un incidente drammaticamente simile a quello accaduto sempre nell'azienda di Roveredo in Piano 7 anni fa è costato la vita a un operaio di 52 anni che era impegnato in alcune costruzioni meccaniche. Anche in quella circostanza la vittima era stata travolta da un pesante carico che lo aveva schiacciato e ucciso sul colpo. Cimolai è leader mondiale nel suo settore e ha costruito, tra gli altri, la copertura dello Stadio Olimpico di Atene e le paratoie del nuovo canale di Panama. Attualmente sta realizzando un progetto avveniristico a New York e il più grande telescopio del mondo in Cile. Rimaniamo su questo drammatico episodio accaduto nella giornata di oggi, appunto allo stabilimento Cimolai di Roveredo in Piano.
Potrete capire ovviamente lo sgomento nello stabilimento industriale di Rovere d'Impiano, dove è stato proclamato dai suoi colleghi uno sciopero. Per i sindacati un fatto inaccettabile. Il servizio. Sulle dinamiche non sappiamo ancora nulla. La cosa che ci rammarica di più è il fatto che dal punto di vista sicurezza stiamo intervenendo a più non posso, sono già 3-4 anni più che ci stiamo adoperando perché la sicurezza. Noi ritenevamo che questa fosse un'azienda sicura da questo punto di vista, perché c'è il coinvolgimento da parte di tutti per intervenire sulla sicurezza e mettendo in atto tutta una serie di questioni perché questo non abbia da cadere. Però è chiaro che non è accettabile che uno muoia sul posto di lavoro oggi come oggi. Adesso valuteremo anche sulla base delle responsabilità se ci sono e capire quante ci sono, e poi ci muoveremo di conseguenza. Sono già in sciopero anche noi, abbiamo dichiarato dalle 2, appena saputo la notizia, lo sciopero a Polcenigo, lo stabilimento di Polcenigo e lo stabilimento San Giorgio di Nogaro fa altrettanto, se non alle 2 subito dopo, perché la notizia è arrivata un attimo dopo. Adesso nei prossimi giorni valuteremo cosa più opportuno fare. C'è anche tutta una serie di procedure per cui se succede qualcosa uno deve intervenire, perché sono gli addetti al primo soccorso, eccetera. Gli addetti che erano lì sono intervenuti, è andato l'allarme e si è movimentato tutta la cosa. Nel giro di pochi minuti era già qua i pompieri, per dire, i pompieri e l'ambulanza è arrivata sul posto prima che arrivassi io. 39 anni che sono qua alla Cimolai, e il terzo che purtroppo ho il disgusto di verificare, eccetera, e analizzare sulle responsabilità, perché se fossero delle responsabilità ben chiare sarei il primo a intervenire. I rappresentanti dell'azienda sono qua e la valutazione è quella. È chiaro che lo sconcerto c'è e adesso si tratterà di valutare cos'è che non ha funzionato, dove abbiamo sbagliato noi, perché probabilmente qualcosa l'avremmo sbagliata noi, magari a non segnalare fino in fondo se effettivamente c'era, o dal punto di vista della procedura se c'era qualche lacuna. Dobbiamo sensibilizzare sia le imprese che i lavoratori che durante il lavoro o per il lavoro bisogna essere attenti, fermarsi se si riscontrano le condizioni per non essere più in sicurezza. Rispetto alla Cimolai questo in questo momento non sta avvenendo. Tutte le richieste che sono state fatte per mettere in sicurezza i lavoratori sono state rispettate, adesso c'è da capire dove ancora siamo mancanti. Ripeto, oggi non posso pensare che si continui a morire nelle fabbriche per lavorare. Quindi qualcosa è successo e bisogna rimuovere anche quello che è successo. Oggi abbiamo dichiarato lo sciopero, ovviamente, non si può continuare a lavorare con un morto. Se è sotto sequestro o non è sotto sequestro lo decide la magistratura, non lo decidiamo noi. Noi decidiamo che i lavoratori non possono, ripeto, venire a lavorare, devono anche poter tornare a casa e non tornare a casa in maniera... in questo modo. Da quello che so in altre aziende quello che succede qua non succede, non perché non succede nel senso negativo, nel senso positivo. I ritmi di lavoro non sono stressanti, quindi non è che uno sia vincolato a riuscire a fare quel determinato tipo di lavoro entro un determinato tempo o cose di questo tipo qua. E come è altrettanto vero sulla questione della sicurezza, chiunque segnali problemi legati alla sicurezza viene ascoltato da parte di tutti. Noi abbiamo un meccanismo che funziona, che mette al corrente tutti. Una volta a settimana prendiamo tutti i lavoratori, gli si dice quello che è successo la settimana precedente, se c'è magari stato uno che ha preso una botta o se ha preso una stupidata, però per capire analizziamo cosa è successo, perché è successo, per fare in modo che non succeda più. Cristiano Pizza con noi in studio della CISL del Friuli Occidentale. Un uomo di 53 anni, ancora una morte sul lavoro nel 2018, lascia addirittura una madre, quindi c'è ancora più tragica una vicenda, Cristiano. Ma io faccio un po' fatica ormai a commentare questi dati, ormai le parole di cordoglio, di condanna non bastano più, anche perché ormai siamo di fronte a un bollettino di guerra quotidiano con una lista che si allunga con l'ennesima vittima. Insomma, una carneficina senza soluzione di continuità, alla quale però non ci possiamo abituare. Ecco, io vorrei intanto dire questo. Siamo ancora, parlando di medie, di freddi numeri, siamo ancora a oltre una media di oltre 2 morti al giorno per il lavoro. Quando si dice bollettino di guerra non lo si dice a caso.
ci possiamo abituare a un dato del genere? No, e non mi posso neanche accontentare del fatto che, se vado a prendere le statistiche degli ultimi 10-15 anni, comunque c'è un miglioramento, c'è stata una diminuzione. Parlo rispetto alle ore lavorate, perché se tengo conto degli anni di crisi è chiaro che si lavorava di meno e c'erano meno infortuni, no? Ma io parlo proprio in rapporto alle ore lavorate, c'è stato comunque un miglioramento. Ma non ci si può accontentare mai di un dato che prevede comunque la morte, per quanto i dati siano migliorativi, di un lavoratore che è un padre, che è un fratello, che è una persona che esce di casa e alla sera deve ritornare a casa. Io ho sentito il collega della CGIL durante l'intervista che diceva che alla Cimolai si stanno facendo importanti confronti e importanti lavori proprio sul tema della sicurezza. E non dubito di questo, ci mancherebbe. E giustamente lui diceva, cercheremo di capire dove siamo mancanti. E dobbiamo proprio cercare, insieme alle aziende, insieme ai lavoratori, di lavorare su queste valutazioni per fare in modo che questi incidenti non accadano. E il dramma poi è anche che oggi siamo qui a commentare purtroppo l'ennesimo lavoratore che non torna a casa, ma ci sono tantissimi lavoratori che in Italia restano gravemente feriti, in qualche caso invalidi, e quando si parla di dati drammatici da commentare veramente si fa riferimento a questo. E sono d'accordo quando si dice che ci si deve confrontare con le aziende e ci si deve confrontare con i lavoratori per cercare di essere più attenti, non farsi prendere dallo stress del lavoro, dai ritmi, peraltro come è già stato detto la Cimolai non c'è un ritmo, una cadenza di pezzi da produrre, è una lavorazione molto diversa, veramente alcuni fatti si fanno fatica a capire, sono accadimenti incomprensibili oggi come oggi in un'azienda come la Cimolai. Cercherò anch'io di capire nei prossimi giorni, certo è che gli investimenti sulla sicurezza, in termini proprio di investimenti aziendali e di messa in sicurezza del posto di lavoro, e investimenti sulla formazione dei lavoratori e del personale responsabile preposto, sono investimenti che non possono diminuire, devono aumentare insieme all'attenzione di tutti, cercando di fare in modo di, insomma, di non arrivare più in uno studio televisivo a commentare fatti del genere. Purtroppo poi ho scoperto anche che è un mio paesano di Roveredo in Piano, questa cosa mi coinvolge ancora molto di più e diciamo che il mio commento terminerebbe qui rispetto a questo fatto, veramente. Perfetto, grazie Cristiano, speriamo di Cristiano Pizzo della Friuli Venezia Occidentale di essere qui a parlare magari di crescita la prossima volta e non di morti, no? Grazie a voi e speriamo sì, proprio di essere qui a parlare di cose ben più positive. Perfetto, grazie. Naturalmente a nome di tutto il nostro gruppo, il nostro emittente, del nostro editore Cavaliere Ruoso, tutti noi, le più sentite condoglianze alla famiglia di Andrea Fellette. Proseguiamo, dovremmo avere un collegamento con Livio Stefanuto dell'Osmer, vediamo se la regia mi dà lumi in riguardo. Allora, vedo già la sovraimpresa schermata. Livio Stefanuto, a te la linea, perché ci sono variazioni importanti per quanto riguarda il meteo nella nostra regione. Prego. Sì, buonasera a tutti. Dunque, abbiamo un fronte che ha deciso di interessare l'Italia da oggi pomeriggio fino a, direi, questa notte, a parte della notte, con alcuni temporali anche piuttosto importanti che hanno interessato già parte della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, in questo momento delle Marche. E nelle prossime ore questi temporali interesseranno probabilmente anche il Veneto, dove si stanno formando proprio in questi minuti, e anche la nostra regione. Qualcosina già in montagna nel tardo pomeriggio ha cominciato ad accadere, qualche temporale ce lo aspettiamo nelle prossime ore anche sulla pianura e sulla costa. Non siamo direttamente interessati da questo fronte che appunto passa un po' più basso e uscendo dal Veneto cerca di entrare in Adriatico e quindi poi in Istria e in Croazia, ma marginalmente probabilmente interesserà appunto anche le nostre zone della pianura e della costa, non è escluso anche qualche temporale un po' più forte. Dopo il passo del fronte le correnti si disporranno da nord, noi rimarremo sotto vento alle Alpi, quindi
aria un po' più asciutta, un po' più secca, un po' più stabile. Domani mattina probabilmente avremo cielo prevalentemente sereno su tutta la regione, poi nel pomeriggio un po' di nuvolosità si formerà in montagna e forse anche qualche locale isolato temporale, direi più probabile sulla fascia prealpina, e poi quel passare delle ore localmente, comunque in forma isolata, anche su qualche zona di pianura e di costa. Continuerà a fare caldo, oggi abbiamo superato i 30-31 gradi in pianura, anche domani credo toccheremo quei 31-32 gradi in pianura, quindi giornata calda, mentre sulla costa soffierà, come accade sempre in questi giorni, un po' di vento di brezza, seppur piuttosto debole. Col passare dei giorni arriveranno correnti via via più stabili, quindi probabilmente diminuirà questa instabilità, probabilmente il mercoledì, giovedì potremmo anche avere finalmente un paio di giornate senza fenomeni temporaleschi sulla nostra regione. È tutto, buona serata. Grazie all'amico Olivia Stefanuto dell'Osmer, quindi in diretta proprio, vi abbiamo fatto vedere le variazioni delle prossime ore e dei prossimi giorni. Perde il controllo dell'auto una Volkswagen Polo, andando prima a sbattere contro due auto parcheggiate e poi con un successivo mezzo che stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia. È accaduto venerdì sera, attorno alle 22.30 a Fontana Fredda, in via Grigoletti, scusate. Per fortuna non ci sono stati feriti. Ad eseguire i rilievi i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sacile, che hanno effettuato l'alcol test al conducente della Volkswagen, un 36enne nativo di Monza, ma residente a Polcenigo. I lavori dell'alcol test erano di 2 grammi per litro di sangue. La patente è stata subito ritirata al 36enne con il successivo sequestro del veicolo. L'uomo è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Tamponamento questa mattina lungo la Pontebana in territorio di Pordenone tra due furgoni ed un'auto. Muratore incastrato all'interno dell'abitacolo, lo estraggono i vigili del fuoco. Il servizio. Stamane alle ore 7.40 si è verificato un incidente stradale nella strada regionale 13 di fronte all'uscita di via Colombera. Una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Pordenone è intervenuta per un tamponamento che ha coinvolto 3 automezzi, di cui 2 piccoli camion e un'autovettura. Ferito lievemente l'occupante del mezzo che ha tamponato, che è stato poi liberato con l'ausilio delle pinze oleodinamiche in dotazione alla partenza dei vigili del fuoco. Lievemente feriti anche gli occupanti degli altri 2 automezzi e per questo trasportati al locale pronto soccorso per accertamenti. Sul posto erano presenti 2 equipaggi del 118 e i vigili urbani di Pordenone. E continuano purtroppo a circolare auto senza assicurazione. È successo a Pordenone il servizio a cura del collega Alessio Conforti. È di 2 auto sequestrate, sanzioni per alcune centinaia di euro, il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale di Pordenone nel pomeriggio di sabato, finalizzati al contrasto delle violazioni al codice della strada. In particolare, nel giro di 10 minuti, una pattuglia in via Gemelli ha sequestrato un veicolo sanzionando il conducente perché privo di assicurazione. Il soggetto, di nazionalità ghanese residente a Pordenone, 43 anni, viaggiava con l'autovettura con l'assicurazione scaduta. Alla domanda degli agenti ha risposto che credeva che il tagliando fosse ancora valido. In via Grigoletti, sempre in quei minuti, gli agenti hanno poi controllato l'auto di un romeno di 33 anni, sempre residente nella città sulle rive del Noncello, con l'auto priva anche in questo caso di assicurazione. Il soggetto ha ammesso di non averla pagata. Tutti i controlli hanno inoltre permesso di verificare come non fosse stata nemmeno eseguita la revisione e come il conducente viaggiasse con patente scaduta. Per lui di alcune centinaia di euro, sequestro dell'autovettura e ritiro della patente. Venerdì sera è stato invece predisposto un servizio di controllo mirato per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Le pattuglie sono state impegnate in Viale Treviso, Montereale e Grigoletti. 40 le persone controllate, nessuno risultato positivo all'alcol test. Spaccata nella notte in una sala slot a Martignacco, in provincia di Udine, il servizio di Omar Costantini. Furto con spaccata a Martignacco. All'alba i malviventi hanno distrutto la vetrina di una sala slot, ma sono scappati a bordo di un pick-up prima di riuscire a portare a termine la loro azione. A denunciare quanto è accaduto questa mattina è stato il titolare, che ha immediatamente chiamato i carabinieri.
All'interno dell'attività non mancava nulla. Qualcosa ha disturbato i ladri, costringendoli ad abbandonare il piano d'azione. Stando alle prime testimonianze dei vicini, il tentato furto risalirebbe alle 5 del mattino, quando hanno udito forti rumori. E al mare si sa, le temperature salgono, il sole scotta, batte, e succede anche questo, ovvero sia spia la collega sotto la doccia e poi cerca un rapporto. Un cameriere stagionale però a Bibione finisce in carcere con l'ipotesi di violenza sessuale, due gli episodi a lui contestati nel giro di 48 ore. Il servizio. Un 21enne di origine albanese, lavoratore stagionale a Bibione, è stato condotto ieri sera in carcere a Pordenone con l'accusa di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, il giovane, che occupava una stanza nell'albergo in cui lavorava, approfittando della distrazione di una collega 18enne che si trovava all'interno della propria cameretta senza aver chiuso la porta a chiave, si sarebbe introdotto nel piccolo locale dopo averla spiata mentre si faceva la doccia, avrebbe provato a portare a termine palpeggiamenti ed altri atteggiamenti espliciti finalizzati al raggiungimento di un rapporto sessuale. Al netto rifiuto e alle urla della ragazza, il 21enne avrebbe quindi desistito, salvo poi riprovarci, sempre secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due giorni dopo, importunando analogamente un'altra lavoratrice stagionale che soggiornava sempre nella stessa cameretta. Alle nuove urla il cameriere quindi si era nuovamente dato alla fuga. I carabinieri, informati di quanto accaduto, hanno provveduto a raccogliere, grazie ad un maresciallo donna, la deposizione delle due giovani vittime, attivando le ricerche del ragazzo individuato appunto ieri sera. Posto in stato di fermo, al termine delle incombenze di rito è stato condotto nella casa circondariale di Pordenone. È stato presentato oggi in questura a Pordenone il primo dirigente della Polizia di Stato, dottor Giancarlo Conte. Il servizio. Spirito costruttivo, di entusiasmo, anche per conoscere una nuova realtà che consentirà sicuramente di accrescere ulteriormente il livello professionale e prendere contatti quindi con un territorio con la sua specificità, con tutte le sue problematiche, ma anche con i punti di forza. Ecco, è un territorio notoriamente molto sano, produttivo, quindi delle belle premesse. Fortunatamente in polizia non c'è una giornata che sia piatta sia piena di contenuti. È l'entusiasmo proprio di una professione che consente la mattina di non sapere esattamente quali saranno gli scenari della giornata e arrivare in serata soddisfatti per quel che si è fatto. Quindi è un incarico impegnativo quello del vicario, ma è sicuramente un incarico che rientra in quella che è la logica di un servitore dello Stato. Abbiamo il piacere e l'onore di avere in studio Raffaele Padrone, vice segretario FSP della Polizia Nazionale. Allora, vogliamo commentare insieme a lei questa notizia, no? Successo ieri sera non solamente a Parigi ma in diverse città della Francia. Se possono partire le immagini, ciò che è successo lungo gli Champs-Élysées durante i festeggiamenti per la vittoria mondiale della Francia, eccoli qua gli incidenti. Centinaia di migliaia di persone si erano riversate ovviamente per fare festa, ma poco prima della mezzanotte la polizia è stata costretta a usare gas lacrimogeni, come abbiamo visto anche gli idranti, contro decine di vandali che con il volto coperto hanno approfittato della confusione per assaltare i negozi e lanciare oggetti contro gli agenti. In particolare è stato preso di mira il drugstore Publicis, poco distante dall'Arco di Trionfo. Gli agenti di antisommossa sono intervenuti con lacrimogeni e hanno impiegato una ventina di minuti per riportare l'ordine. Per evitare che la situazione potesse degenerare, visto che i saccheggi si ripetevano, la prefettura ha deciso di sgomberare il viale utilizzando, come dicevo, anche gli idranti. Altri incidenti si sono registrati a Marsiglia, Ajaccio e Lione. In quest'ultima città sono stati scontri fra la polizia e un centinaio di persone, disordine anche a Mentone e Rouen. In tutto sono stati impiegate, ascoltate, circa 110.000 agenti. Torno a ripetere perché ha dell'incredibile. 110.000 agenti per garantire l'ordine e la sicurezza. Poi c'è stata anche una vittima ad Annecy,
che però si è, purtroppo è morto per, tuffandosi da un canale, ha battuto la testa, ha perso la vita, quindi non dovuto agli scontri e alle immagini che stiamo vedendo. Allora, con il nostro amico Raffaele Padrone, allora, noi non è che abbiamo vinto i mondiali un secolo e mezzo fa, no? Li abbiamo vinti nel 2006 e lei sicuramente ha vissuto quella bella notte di festa. Allora, qua si parla di una squadra che dopo 20 anni vince un mondiale, una città tra le più belle del mondo, e gli stessi che hanno vinto i mondiali, perché poi si parlava, no, di nazionale multirazziale, sì, finalmente l'integrazione, eccetera, abbiamo visto il colore della pelle, scusatemi, non è razzismo, è obiettività, torniamo a vedere le immagini, eccole lì, non mi sembra di vedere né bianchi, né cinesi, né giapponesi, ecco, soprattutto li vediamo più tardi. Gli stessi che erano rappresentati nella squadra hanno approfittato per mettere a ferro e fuoco Parigi. Il suo commento, visto che lei le ha vissute queste cose sulla sua pelle. Ma io direi, volevo fare una rettifica, perché ho dei dati, sono circa 4.000 gli uomini utilizzati in piazza a Parigi. Parlavo di, però di tutta nell'interno, Francia, ecco, di tutta la Francia, ecco, lei ha fatto un totale, distinguiamo, un totale. Io direi che le immagini parlano da sole, sono chiare, lampanti, cioè io mi dico, se questi avessero perso, cioè mi preoccupa più se avessero perso a sto punto, perché hanno vinto, dovevano festeggiare con le bottiglie, sì, perché magari può essere d'obbligo bere una bottiglia di vino, di spumante per festeggiare, io non bevo, però sì, se è obbligo festeggiare in questa maniera, ben venga, ma distruggere, cioè non capisco, cioè voglio dire, la vittoria trasformata in violenza di piazza, e di queste persone che poi, come vede, dovrebbero insegnare l'educazione a noi, sì, insegnare quali sono i canoni dell'inserimento, dell'accoglimento, dell'integrazione, sì, in questo intendevo, dell'integrazione, e poi vediamo queste immagini. È vero, perché qualcuno ieri sui social, mi permetto di fare le battute, diceva non so se cantare l'inno francese o tifare per la Francia o per il Senegal. Ma queste sono ingaggi di squadra che poco ci interessano, sì, esatto, però la vergogna di queste immagini. Noi in Italia, quando ha vinto l'Italia, non abbiamo mai avuto nessun un genere di questo problema, esatto, anzi abbiamo avuto dei problemi con i tifosi che avevano perso, sì, ma siamo riusciti a diciamo a controllare quello che è la sicurezza, l'ordine pubblico della città, per dare vita a chi voleva fare festa. Certo. Quindi, cioè, queste sono sicuramente, cioè, guardate qui, cioè, sono dei, è passato un tornado, un campo di battaglia, sì, perché? Cioè, io purtroppo non posso chiedere a loro il perché, ma dico solo, se questi avessero perso, cosa sarebbe successo? Ci sono stati due morti, ci sono stati feriti anche tra i bambini, e sicuramente gente che era lì per caso, che si trovava a passare. Quindi la pericolosità di questi soggetti, e io come dico sempre, quando c'è una manifestazione, anche politica, all'interno ci sono sempre queste teste calde che vengono, a cui viene strumentalizzato il fatto di andare lì e far confusione, perché non è possibile, è democrazia, ma questa non è democrazia, è, ripeto, di una società, di un paese che viene a insegnare a noi quali sono i canoni per l'integrazione. Ecco, visto che lei fa parte appunto degli organi della polizia, anche se italiani, abbiamo letto che comunque erano pronti i poliziotti, la gendarmerie francese, visto che hanno utilizzato gli idranti. È normale in questo tipo di manifestazione, sì, arrivare anche con gli idranti? Sì, no, allora è normale essere pronti a qualsiasi, sì, attività. Lo siamo noi nelle piccole città, lo sono nelle grandi città, e quando c'è una finale Francia e qualsiasi altro paese, le garantisco che sono pronti in Francia così come sono pronti in Croazia. Il problema è diverso, perché se ti prendono in Croazia che hai fatto una di queste cose, vabbè, buttano via la chiave, buttano via la chiave, non lo fai più. Forse in Francia, che sono, dicono di essere democratici, questi qui non passeranno niente. Noi in Italia abbiamo chiesto, proprio per questi disordini, abbiamo chiesto, come sindacato di polizia, certo, abbiamo chiesto che siano perseguite queste persone per terrorismo di piazza, eh beh, sì, perché questi sono, non sono altro che dei terroristi, eh sì, che
rientrano in quelle situazioni che uguale ai terroristi quando spaccano o fanno, perché sappiamo che ormai i terroristi per fare un incidente, per fare creare confusione, basta che con un camion arrivino sulla folla, ammazzano 10 certo. persone, fatto non gli interessa più quante sono le persone uccise, ma certo, ecco, poche centinaia di imbecille hanno rovinato la festa a ecco, migliaia ben di cittadini. Beh, hanno fatto i colleghi francesi, è comunque di normale routine essere pronti con tutto. Chiaramente, ripeto, su una partita vinta, su un gioco di squadra vinto, arrivare a questi risultati significa che se avessero perso, altro che due morti. Ringraziamo Raffaele Padrone, è sempre un piacere averla qui con noi, vicepresidente FSP della Polizia Nazionale. Grazie. E proseguiamo con un'altra notizia di cronaca nera, furto in abitazione ad Aviano, spariti i soldi, i gioielli e naturalmente gli oggetti preziosi. Indagano i carabinieri, il servizio del collega Alessio Conforti. Ladri in azione ieri pomeriggio ad Aviano in via Rossetti. Ignoti si sono infatti introdotti all'interno dell'abitazione di un 59enne nato in America, facendo sparire vari monili in oro e di bigiotteria, anelli, orecchini, bracciali, collane, denaro in contante per 450 euro e 3 euro l'oggi. I carabinieri sono giunti sul posto attorno alle 14, iniziando i rilievi di legge. Secondo quanto ricostruito, i ladri, dopo aver tagliato la recinzione posteriore della casa ed aver infranto il vetro della porta finestra del soggiorno, si sono introdotti all'interno scardinando la sirena dell'impianto d'allarme presente al piano terra. Il danno, da quantificare, risulta assicurato. Indagano i carabinieri di Aviano. È ancora in studio con un graditissimo ospite. Lo conosco da qualche diretta della domenica pomeriggio, no? Mi sembra. Alberto Bernava, consigliere comunale di San Vito al Tagliamento, dove sembra che si clonino Pordenone e San Vito, no? Anche lì c'è un problema coi tigli. Alberto. È un problema quasi analogo rispetto a quello di Pordenone, sembra casuale. No, è casuale. È casuale. Sembra programmato, ma in verità è assolutamente casuale. Beh, diciamo che ci tengo questa sera a promuovere un incontro pubblico che abbiamo organizzato per domani sera in sala consiliare, in vista del Consiglio Comunale di giovedì. Quindi invito ovviamente i sanvitesi e chi è interessato al tema a partecipare. Ci concentreremo nell'incontro di domani su il nostro Viale Madonna di Rosa. Il titolo dell'incontro è proprio Viale Madonna di Rosa, il nostro patrimonio da tutelare, perché noi ci stiamo opponendo ovviamente con gli strumenti democratici a una scelta che sembra ancora non irreversibile della Giunta di San Vito Tagliamento, che in un progetto più ampio di riqualificazione appunto di Viale Madonna di Rosa ha deciso di abbattere dei tigli in maniera molto disinvolta. Noi abbiamo insieme a Lega Ambiente, che ha già organizzato poi un evento proprio in loco, affrontato diversi temi, abbiamo deciso di portare una mozione appunto che porti a una discussione nell'organo più importante delle decisioni politiche del nostro comune, e proprio in vista del Consiglio Comunale vogliamo portare la cittadinanza a discutere sull'argomentazione, sulla nostra diciamo antitesi rispetto alla tesi della Giunta che la vede appunto decisa a fare questo tipo di scelta, che noi riteniamo sbagliata, perché proprio in un confronto, in un'analisi più approfondita, ci siamo accorti che ci sono tutta una serie di soluzioni alternative al taglio che possono essere assolutamente affrontate appunto per riqualificare la zona, però salvaguardando un progetto che ha una portata storica, perché Viale Madonna di Rosa e il suo disegno attuale risale all'inizio del 1800 a San Vito e fu influenzato, questa è una particolarità, dalle idee illuministiche del tempo, e quindi non era solo un viale, lo si può anche vedere dalle vecchie cartoline, dai vecchi disegni, che portava al santuario, quel santuario che poi venne distrutto dai bombardamenti, poi venne ricostruito lì vicino dove si trova adesso. Prima c'era proprio il viale che portava direttamente al santuario, ma era una carreggiata che portava a un centro di aggregazione sociale, quindi univa diciamo anche un'idea
se possiamo definire, laica dell'aggregazione sociale e dello sviluppo urbano, paesaggistico di San Vito Tagliamento. Ecco perché in questo contesto, noi poi nella mozione l'abbiamo anche inserito, cioè oltre al contesto storico e poi all'analisi che andremo a fare proprio sulla tipologia di intervento che si può fare, questo ovviamente saranno i tecnici più preparati di me a dirlo, ma è anche una visione che noi dobbiamo avere di quell'area lì. Noi fra poco avremo la circonvallazione, viva Dio, ovviamente facendo tutti gli scongiuri affinché i lavori procedano in maniera molto, molto fluida. La circonvallazione porterà a una diminuzione, quello che ci serve, del traffico pesante, e quindi la nostra visione è che Viale Manuel di Rosa, ma non solo, Viale del Tramonte, Viale del Mattino, acquistino un ruolo maggiormente a misura d'uomo, e quindi con uno sviluppo dell'area di per sé, con i negozi, con le attività commerciali, con le attività di aggregazione, effettivamente che portino, ci facciano dimenticare finalmente i camion che passano, che stanno tuttora passando, il numero ovviamente esagerato, e diventi un'area centrale, un'area di aggregazione, un'area bella, cioè che deve avere un suo significato. Sia dal punto di vista della viabilità, ma anche dal punto di vista paesaggistico. Nella nostra mozione abbiamo anche inserito, come ha fatto Legambiente in una raccolta firme, è arrivata a oltre 400 firme attualmente, l'inserimento, quindi il Comune deve farsi portavoce di un'iniziativa di tal portata, che Viale Manuel di Rosa venga inserito nell'elenco dei viali monumentali, quindi per dare un valore concreto, che poi dal punto di vista urbanistico si traduce anche tutta una serie di vincoli, tutta una serie di prescrizioni, affinché veramente quell'area lì venga rivalorizzata. Quindi non è solo salvare 9 alberi, ma è salvare 9 alberi perché si possono trovare soluzioni alternative più intelligenti, ma soprattutto che dopo venga rivalorizzata un'area che per noi, per il nostro futuro, risulterà sicuramente centrale. Ringraziamo Alberto Bernava, consigliere comunale a San Vito Tagliamento. Grazie a voi. Torna a dare l'appuntamento di questo importante... Domani sera 8:30, 20:30, in sala consigliare a San Vito al Tagliamento. Siete tutti invitati. Perfetto, grazie Alberto. Grazie. Naturalmente buona discussione per domani sera e ci farai conoscere i risultati di questa riunione. Proseguiamo con le notizie. Fisco, legale nasconde i redditi, la Guardia di Finanza di Gorizia sequestra 271.000 euro. Il servizio. Un sequestro per equivalente di beni per 217.500 euro su due immobili, quote societarie, conti correnti e un'automobile è stato compiuto dalla Guardia di Finanza di Gorizia nei confronti di un avvocato già indagato per appropriazione indebita e per reati fiscali. Il provvedimento è legato alle indagini penali condotte dalle Fiamme Gialle su attività del legale operante a Monfalcone, che svolgeva per conto di una società l'attività di recupero crediti per bollette del gas e dell'energia non pagate. Le somme recuperate però non venivano versate all'azienda. Dalle indagini è emerso che il professionista si sarebbe intascato circa 375.000 euro e per questo è stato già rinviato a giudizio. Dalla verifica fiscale nei confronti dell'avvocato e di una società fittizia è emerso un reddito sottratto a tassazione per circa 1 milione di euro, IVA evasa per circa 250.000 euro, che serviva a scaricare i costi del leasing di uno yacht di 16,5 metri di lunghezza. E rientriamo in studio, è veramente un orgoglio, un onore avere per la prima volta con noi, dopo l'elezione a sindaco, Jessica Canton, appunto, sindaco, avvocato Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto. E in questi quanti giorni sono che lei è sindaco? 2 mesi e 16 giorni. Ecco, avete già fatto un sacco di cose, perché io vi seguo su Facebook ovviamente come tutti, però mi ha molto colpito questa manifestazione che state portando avanti, culturale, dal nome fantastico, Chi porta la citronella, Jessica? Sì, è un buonasera, buonasera. È un nome molto originale, perché è molto originale il nostro assessore alla cultura, sì. Perché i meriti vanno dati a Donatella Lazzaretti, perché i meriti vanno dati a chi, insomma, a chi fa il lavoro e chi ha le idee soprattutto. Chi porta la citronella è chiaramente legato al problema delle zanzare, d'estate, che purtroppo d'estate soprattutto nelle nostre zone è abbastanza frequente, perché?
perché abbiamo pensato a 6 incontri, un ciclo di incontri nel mese di luglio, 6 incontri all'aperto, dove è stato possibile, ovviamente avevamo sempre il piano B che a volte ci ha salvato dalla pioggia, ma dove è stato possibile all'aperto, nell'area del Palazzetto dello Sport, e sono 6 incontri molto diversi l'uno dall'altro. Siamo partiti con la presentazione di un libro di Mary Barbara Tolusso, che è una scrittrice che ha le sue origini a Fiume Veneto, esatto. E quindi a maggior ragione avevamo piacere, una scrittrice insomma di fama nazionale, ma avevamo piacere di averla a Fiume Veneto anche per quel motivo lì. Poi un interessante incontro con Don Renato De Zan. Qui abbiamo azzardato, nel senso che il calibro dell'ospite lo conosciamo tutti, però non sempre è di facile e di immediata percezione. Invece è stato anche questo davvero un successo, ci parlava dei Vangeli apocrifi. Poi due serate di spettacolo teatrale e una purtroppo rinviata, data da destinarsi, invece danzante, quindi veramente un po' di tutto, ecco. Questo rientra questa prima iniziativa, fa parte di un messaggio, di un programma più ampio che vogliamo portare avanti in questi 5 anni, che riguarda proprio la cultura, cioè mostrare sin da subito l'importanza che diamo alla cultura, alle manifestazioni culturali e quindi al sostegno in questo senso. Non soltanto delle manifestazioni culturali che possano portare a Fiume Veneto delle eccellenze magari del territorio, ma che possano anche mostrare le nostre, certo. Questo in primis. E ce ne sono, ne abbiamo da un punto di vista sportivo, culturale e in altri settori, e quindi il compito di questa amministrazione è sicuramente quello di valorizzarli. Poi ricordiamo che mercoledì scorso sono cominciati i Mercoledì sotto le stelle, una manifestazione bellissima che si ripete da anni, sì. È stato favorevole il tempo mercoledì scorso, sì. Dopodomani lei ha già visto, ha scrutato. Io ho già visto le previsioni ovviamente, io le mie previsioni le faccio sempre e non piove mai, poi però ci dobbiamo scontrare con quelle reali. Sì, Fiume sotto le stelle è una manifestazione, appunto, come giustamente diceva lei, da anni ormai a Fiume Veneto, è organizzata da ASCO. Il comune ovviamente dà il proprio patrocinio per quello che più, insomma, dà un sostegno. Quest'anno con Shopping sotto le stelle, per il tempo che avevamo, perché insomma certo, da poco, sì, abbiamo comunque voluto lanciare un messaggio, quello di un metodo nuovo anche di coinvolgimento delle associazioni. E abbiamo coinvolto tutte le associazioni, abbiamo fissato un incontro al quale tutte hanno partecipato per capire chi voleva direttamente in prima linea intervenire in Fiume sotto le stelle. È un messaggio di un metodo di lavoro più ampio, che è proprio quello di creare rete tra le associazioni, partendo da un elemento esterno che è proprio l'amministrazione, che si fa parte diligente nel mettere in rete tutte queste realtà importanti del nostro territorio. E poi da settembre Fiume Bandì è in eccellenza, sindaco. Sì. Sì, sì. Con la sua elezione quasi contemporanea alla promozione del Fiume Bandiera. Guardi, con la mia elezione due eccellenze, perché le devo nominare entrambe, ovviamente il Fiume Bandiera, però anche il basket, la pallacanestro, sì, esatto. Abbiamo veramente un successo dei ragazzi dell'Under 13, del 3 contro 3, li abbiamo premiati come di dovere, perché davvero è un successo inaspettato, ma... Complimenti veramente ai ragazzi di nuovo. Sì, il Fiume Bagni è in eccellenza. Anche qui, tra l'altro, spero di non dirlo in anteprima io, ma lunedì, salvo cambiamenti, ci sarà la presentazione della squadra. Bene. E quindi, insomma, siamo in attesa di vedere cosa ha portato questa campagna acquisti. È un motivo di orgoglio. Sì. Stiamo lavorando anche per dare... Al mondo calcistico un nostro contributo, nel senso di portare avanti quella che è l'opera del campo sintetico. C'è un contributo regionale, il comune, quindi l'amministrazione, fa il resto, diciamo, certo. È un progetto che ereditiamo dalla precedente amministrazione, che nostra intenzione ovviamente è portare avanti. Questo perché? Perché sia per questo risultato, insomma, che ci porta un passetto più in su, insomma, nell'eccellenza del calcio regionale, si chiama eccellenza. La nobiltà del calcio regionale.
regionale, esatto, ma anche per tentare di portare a Fiume Veneto un nuovo sport, che è quello del rugby. Quindi, insomma, è uno degli obiettivi, certo, per il prossimo anno, assieme ad una festa dello sport che sarà qualcosa di diverso dal solito. Quindi, insomma, la terrò aggiornata anche su questo. Perfetto, ringraziamo l'avvocato Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto. Grazie, sindaco. E speriamo di averla di nuovo senz'altro, tra di noi presto. Grazie ancora. Passiamo a Portogruaro, dove dovremmo avere Ada Toffolon con il nostro amico e collega Alessio Conforti. Linea ad Alessio. Con il sindaco appunto di Annone Veneto, Ada Toffolon, grazie per essere in nostra compagnia. Beh, sindaco, c'è questa nuova normativa del safety and security che caratterizza un po' tutti gli eventi, no? E che anche i vari comuni devono, da un certo punto di vista, perseguire le finalità della stessa. Ecco, come sta andando ad Annone? Perché so che, ovviamente, come anche in altre realtà, siete particolarmente impegnati affinché tutto vada a buon fine. Sì, noi siamo stati coinvolti sin dall'inizio dell'anno, anzi dalla fine dello scorso anno, quando sono uscite queste nuove circolari che precisavano in realtà e davano delle indicazioni più restrittive rispetto a delle normative che erano già in atto e quindi hanno comportato un innalzamento del livello di sicurezza e di prevenzione in ordine a quelle che sono le autorizzazioni che deve dare da una parte l'ufficio per quel che riguarda il SUAP, l'ufficio tecnico riguardo ai piani di sicurezza, dall'altra la polizia locale riguardo ai piani sempre safety security e tutte le forze dell'ordine in generale, per cui piani di sicurezza, personale formato e con un impegno notevole anche da parte, ovviamente in primis, di chi organizza queste manifestazioni. Quindi nei confronti di feste piuttosto che ritrovi con numeri importanti di persone, sì, questo è un po' questo, il contesto. Questo è nelle grosse manifestazioni che in tutti i paesi, compreso Annone Veneto, ce ne sono di importanti dalle 3 alle 4 all'anno, dove si prevede un afflusso di centinaia di persone, ci vuole anche un piano di sicurezza, una squadra formata per il rischio elevato, laddove prima era sufficiente il rischio medio, e quindi le associazioni devono provvedere e il comune deve provvedere a controllare. Da parte nostra, come comune di Annone Veneto, abbiamo riunito le associazioni, le abbiamo sensibilizzate su questo aspetto, abbiamo avuto così una risposta anche positiva, nel senso che è stato recepito il messaggio e sono stati attivati degli itinerari di formazione che hanno portato veramente a circa una quarantina di persone a formarsi su questo rischio elevato, superando l'idoneità e quindi agevolando in questo anche l'organizzazione delle manifestazioni, che diversamente sarebbe un problema, insomma, autorizzare. In chiusura, è un provvedimento che funziona, che vuol dire può funzionare secondo lei? Funziona, diciamo, nel senso che comunque responsabilizza un po' tutti su quelle che sono misure di prevenzione, quindi l'attenzione alla prevenzione e alla sicurezza. Diciamo che poi, essendo manifestazioni non alla pari di altre manifestazioni di decine di migliaia di persone, certo, ed essendo però la direttiva fatta per tutte, quindi questo penalizza ovviamente, perché può risultare un'esagerazione rispetto alla reale portata della manifestazione, però sono direttive che vanno osservate. Che vanno osservate e quindi rispettate. Grazie, certo. Grazie al sindaco di Annone Veneto, Ada Toffolon, linea che può tornare a Pordenone. Grazie della linea ad Alessio, in studio con noi Chiara Daggiau, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, sì, per il PD, che arriva da Trieste, proprio, sì, dalla sede del Consiglio regionale, dove che cosa è successo oggi per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale? Sì, questo era il primo punto all'ordine del giorno. Oggi è stato un episodio abbastanza
triste, diciamo, nella storia del Consiglio, perché la maggioranza si è spaccata alla prima elezione, quello che era il candidato designato, il collega Zanin, non ha avuto tutti i voti, gli sono mancati un terzo dei voti della sua maggioranza necessari poi per le elezioni, e quindi siamo andati ad una seconda votazione. Ecco, al di là del fatto che insomma, non è tanto la seconda elezione quanto poi l'episodio ulteriore che si è verificato, perché ovviamente la figura del Presidente del Consiglio è una figura di garanzia all'interno dell'istituzione, e non è mai successo negli ultimi 15 anni che non si sia eletto un Presidente del Consiglio alla prima elezione, che questa elezione non sia avvenuta anche con l'appoggio della minoranza in Consiglio, per cui noi per la seconda votazione abbiamo chiesto, minoranze tutte compatte, di avere un incontro con la maggioranza. Questo incontro è stato in aula negato in maniera molto plateale, quindi la maggioranza ha dimostrato che il Consiglio è affare loro e che il Presidente del Consiglio era una questione interna. Credo che questo sia un fatto molto grave, che toglie, no, quell'idea che sia una figura di garanzia per tutti quanti. Ecco, la seconda votazione, quindi tutte le minoranze non hanno partecipato al voto e la maggioranza si è eletta il Presidente nella figura appunto di Pier Mauro Zanin. Avete individuato chi era quel terzo che non ha votato alla prima elezione? Ma mancavano 9 voti alla maggioranza. Sì. Chiaramente andare a capire chi è stato che non ha votato non è particolarmente agevole, perché nessuno poi al di fuori dell'urna e del suo svela il segreto della votazione interna. Certo è che questa è una dimostrazione esterna che questa maggioranza che ha vinto in realtà non è poi così compatta e che ci sono difficoltà interne ovviamente negli equilibri di potere. Ne esce una figura di presidente molto sminuita, del resto lui stesso nel discorso di saluto iniziale ha riconosciuto che non era questo l'iter che si sarebbe così augurato che avrebbe voluto. Comunque ha accettato l'incarico. Ha accettato l'incarico, beh, sì, certamente. Beh, ovvio, che discorso. Ringraziamo Chiara Daggiau, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia per il PD. Grazie, grazie Chiara, buona serata. E passiamo ad un servizio, andiamo ad Udine, in provincia di Udine, dove c'è stato un sequestro di pesce in un ristorante. Il servizio, appunto. Nella giornata di mercoledì, il personale dell'ufficio locale marittimo di Lignano Sabbiadoro, alla guida del primo maresciallo Raimondo Porcelli, ha svolto una rilevante attività di polizia marittima che ha portato al sequestro penale di oltre 300 kg di prodotto ittico per frode in commercio rinvenuto presso un ristorante della Bassa Friulana. Il prodotto ittico oggetto di sequestro è stato quello congelato, ma pubblicizzato in menù come fresco, nonché venduto come aliut pro alio, la frode più diffusa nel commercio del pesce, che consiste proprio nella sostituzione di una specie pregiata con un'altra somigliante, ma di minor valore economico, e che si attua soprattutto sul trancio o sui filetti dove il riconoscimento diventa più difficile. Nella fattispecie la frode in commercio ha riguardato principalmente le seguenti specie ittiche: il pangasio spacciato per sogliola, il pollack per branzino ed i cefalopodi oceanici congelati per prodotti freschi italiani. In conseguenza di tale illecito penale, i relativi responsabili sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria, in quanto colpevoli del reato di cui l'articolo 56, delitto tentato, e 515, frode nell'esercizio del commercio del codice penale. A livello locale, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Trieste, precisa il tenente di vascello Elisabetta Bolognini, comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Grado, il personale dipendente mantiene alta la vigilanza lungo tutta la filiera della pesca, effettuando verifiche ed ispezioni finalizzate al contrasto della pesca illegale e delle frodi in commercio per la tutela degli stock ittici, dell'ambiente marino e della salute del consumatore finale.
Parlavamo prima col sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, di chi porta la citronella, periodo di zanzare ovviamente, e attenzione perché zanzare infette dal virus del West Nile, ovvero sia del Nilo Ovest, dell'Ovest, scoperte in Veneto orientale. I comuni sono invitati a fare la disinfestazione, il servizio di Alessio Conforti. Nei giorni scorsi in alcune trappole posizionate nei comuni del Veneto orientale sono stati catturati 3 pool di zanzare del tipo Culex pipiens, risultate positive al West Nile virus. Ad accertare la presenza del virus negli insetti è stato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il quale ha subito informato il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria numero 4 per le dovute azioni volte a prevenire che questo virus possa essere trasmesso alle persone attraverso la puntura di zanzara infetta. Non appena ricevuta la segnalazione, il dottor Luigi Nicolardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione, ha invitato i 21 comuni dell'azienda sanitaria ad intervenire, come previsto, dal protocollo regionale, potenziando le azioni di disinfestazione programmate e valutandone l'efficacia secondo le metodologie descritte nel piano regionale di contrasto ai vettori di malattie infettive. I comuni sono stati inoltre invitati anche a programmare nuovi interventi ad ulticidi in occasione di manifestazioni pubbliche all'aperto come sagre, fiere, concerti ed altro. Non meno importante la parte informativa per la quale sempre il dottor Nicolardi ha invitato i sindaci ad informare e sensibilizzare la popolazione nell'adottare misure idonee a contrastare la proliferazione delle zanzare nelle aree di proprietà e a ridurre il rischio di contatto uomo-vettore mediante l'utilizzo di repellenti e con un abbigliamento adeguato. E chiudiamo la parte di Pordenone, tornando a dare la linea ad Alessio Conforti, alla redazione del Veneto Orientale, dove ha come ospite Luca Marchesan, capogruppo del Consiglio Comunale di San Michele al Tagliamento. Siamo in pratica al giro di boa dell'estate, qual è il primo bilancio? Questo è l'argomento di cui parlerà il collega Alessio Conforti. Per quanto mi riguarda, da GP Giovanni Pacori è tutto, vi ringrazio, vi saluto e appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata. Grazie Giovanni, ovviamente della linea. Sì, hai detto bene, Luca Marchesan, insomma, tracciamo un primo bilancio, anche se per carità poi i numeri definitivi ci sarà tutto il periodo autunnale per poterli, insomma, confrontare rispetto agli anni precedenti. Però, insomma, siamo al giro di boa di luglio e qualche indicazione già è arrivata, ovviamente il riferimento è a Bibione. Come sta andando, Marchesan? Sì, senza dubbio un primo giro di boa, però effettivamente siamo ancora presto per dare dei dati definitivi. Sappiamo benissimo che sta andando bene la stagione e stiamo vivendo e vedendo anche gli ospiti sempre più numerosi e contiamo di arrivare a bei risultati. Questo è come ogni anno cerchiamo sempre di migliorare, noi come amministrazione comunale, ma anche gli imprenditori di Bibione hanno fatto sì che il turista ritorni, l'ospite diventi una parte importante, se non sostanziale, della località turistica. Noi abbiamo fatto delle iniziative, messo in atto il quarto anno per quanto riguarda la spiaggia senza fumo, il respiro al mare cosiddetto, che è stata presentata con la collaborazione dell'ASVO, ma anche da Bibione Spiaggia. Si vuole allungare il prossimo anno, con il 2019, già anche all'interno degli ombrelloni, sotto gli ombrelloni il divieto. Oggi è previsto solo la battigia, prima nella fascia iniziale del mare, fino alla... e poi comunque continuare sempre con la parte ambientale, perché chiaramente abbiamo visto che è una risorsa e anche un qualcosa che il turista richiede, la parte ambientale, il cicloturismo, le zone quelle protette ma fruibili anche. Senta Marchesan, lei che cosa ne pensa? Insomma, è un dibattito ormai che è da anni che è sulla scena, dell'eventuale allungamento del termine della stagione per quanto riguarda l'apertura delle scuole, cioè posticipare l'apertura delle scuole per venire incontro alle esigenze degli operatori balneari. Insomma, si è aperta una disputa già diversi anni fa, ma torna in auge anche con il nuovo governo. Lei sarebbe favorevole?
saremo favorevoli perché chiaramente daremo la possibilità alle famiglie di allungare la possibilità di soggiornare e perciò di essere turista, ma anche per gli operatori per dare la possibilità di dare un servizio, perché oggi a metà settembre già troviamo tanti locali che purtroppo sono costretti a chiudere. Però la stagione si è accorciata. Però noi vorremmo tentare la volontà dell'amministrazione comunale è quella anche di favorire questo allungamento della stagione, anche perché se il tempo, se il meteo ci è favorevole, come gli ultimi anni, questo aiuta anche a avere più capacità di recettiva in questo senso. Anche perché poi insomma il mese di settembre regala anche da un punto di vista meteorologico, no? Sì, diciamo che ci sono sia le offerte che vengono proposte che sono con affitti leggermente più bassi, ma soprattutto perciò invogliano anche il turista, la fascia non medio-bassa, ma quella che ha le prese comunque con la crisi evidente economica, certo, di poter fare delle vacanze in una fascia di periodo, un periodo in cui, se chiaramente il sole tiene, come abbiamo visto, può anche diventare accogliente e sfruttare. Certo, certo, certo. Grazie Luca Marchesan. Grazie a voi per essere stato con noi. Chiudiamo questa prima parte da Pordenone, solo per qualche istante ovviamente, linea alla borsa, al break pubblicitario e poi attenzione perché non è che l'informazione finisce, anzi raddoppia, anzi triplica, come abbiamo detto qualche giorno fa. Restate con noi, manca poco e si torna ancora con le notizie qui su Telepordenone, vi aspettiamo. Incipit di ottava senza smalto per Piazza Affari. L'indice FTSE MIB segna in chiusura un calo dello 0,32% e lo share dello 0,25%. Sul mercato si continua a guardare alle tensioni commerciali con Donald Trump, che ha parlato di Unione Europea come nemico degli USA. Domani attesa per l'audizione al congresso di Jerome Powell, presidente della Fed. Indicazioni in linea con le attese dal PIL cinese, con un più 6,7% annuo nel secondo trimestre, così come dalle vendite al dettaglio statunitensi, con un più 0,5% su base mensile, i due riscontri macro più importanti della giornata. Rialzo nell'ordine dell'1,4% per Leonardo che, insieme a Milestone Aviation, società di leasing appartenente a GE Capital Aviation Service, è stata scelta da Aramco Overseas Company, società del gruppo Saudi Aramco, per il suo programma di rinnovo della flotta di elicotteri medi. Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN. Prima però di iniziare la nostra pagina informativa, permettetemi di ricordare un collega, un amico che nella giornata di ieri è andato avanti, ci ha lasciato Roberto Viotto. Roberto Viotto è stato un grandissimo professionista, uno dei primi ad andare sui campi di calcio in tempi pionieristici, ha collaborato per tanti anni come fotoreporter per il Gazzettino, per il Messaggero Veneto, ma anche per la Gazzetta dello Sport, aveva un bellissimo rapporto ad esempio con Candido Cannavò e per il Guerin Sportivo. Ci lascia una persona seria, personalmente se ne va un amico con cui ho condiviso tanti anni di passione professionale ma anche divertimento sul territorio, perché Roberto veramente era una persona alla mano, una persona gentile. Dire altre parole, potrei stare qui ore e ore a raccontarvi aneddoti, particolarità con lui fatte negli ultimi 20 anni. Insomma, io ero un semplice cronista di provincia quando iniziai questo lavoro e Roberto in un certo senso all'inizio mi portò sotto la sua ala, diciamo così, protettrice, insomma, per dare quei consigli utili che fanno sì e soprattutto ti danno quella opportunità di imparare tante tante cose. Chiaramente ad Anna, la moglie, non resta che insomma riproporre, come si dice, le più sentite condoglianze da parte mia e da parte della nostra rete televisiva. E adesso parliamo di Ente Friuli nel Mondo. È stata presentata questa mattina all'Istituto Bertoni di Udine la prima edizione del Friuli Summer Cup, progetto dedicato ai giovani dei Fogolars Furlans tra gli 11 e i 16 anni, ideato, promosso e organizzato dall'Ente Friuli nel Mondo.
Un gruppo di 13 ragazzi provenienti da Argentina, Canada, Stati Uniti e Sudafrica hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa e sono giunti in Friuli, terra delle loro origini, alla scoperta del territorio, ospitati da famiglie di coetanei residenti nella provincia di Udine. Le attività che si svolgeranno nell'arco di 2 settimane, con base all'Istituto Bertoni, alterneranno visite culturali e giornate dedicate allo sport per un'esperienza a tutto tondo. L'Ente Friuli nel Mondo potrà fregiarsi in questa iniziativa di numerose collaborazioni illustre, oltre che del sostegno della Regione, Servizio Corregionale all'Estero, Integrazione Emigrati, e del patrocinio dei comuni di Udine, Cividale e Gemona. Nomi illustri dello sport e dell'associazionismo culturale si sono resi disponibili per offrire opportunità uniche ai ragazzi di origine friulane, che potranno giocare a basket, calcio, scherma e correre a fianco ai campioni della nazionale sudafricana di atletica leggera sulla pista di Gemona del Friuli, grazie al progetto Sportland. I ragazzi andranno alla scoperta del centro storico udinese con i volontari del FAI, visiteranno Spilimbergo e la scuola Mosaicisti del Friuli, si sposteranno a Grado, Aquileia, Benzone e Cividale. Va detto che la Procura della Repubblica di Udine ha disposto la distruzione dei 600 kg di carne avariata sequestrata la settimana scorsa dalla Polstrada di Udine. Vi ricordate, avevamo già parlato all'interno del nostro telegiornale, un tir polacco era stato fermato, un camion frigo, e già poco prima di aprire insomma il portellone si odorava uno strano odore, ecco, e chiaramente poi dai controlli è emerso che tutta la carne all'interno di quel tir polacco era avariata. C'è una parte ancora di carne in noi che è stata piazzata in Friuli, Venezia, Giulia, stanno continuando le indagini insomma per cercare di recuperare al quanto prima possibile la merce ancora non venduta, però quello che conta è che appunto questi 600 kg di carne avariata su disposizione della procura verranno distrutti. E adesso andiamo a Grado, un servizio di colore ce l'ha consigliato il collega Daniele D'Amele, capiamola di più perché nel prossimo servizio. Visto il grande successo delle passate edizioni, che hanno richiamato ogni volta un foltissimo pubblico raffinato ed elegante, Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori ha deciso di organizzare quest'anno un duplice diner show a Grado, le sere del 24 e 25 luglio, per venire incontro alle tantissime richieste di gourmet che seguono con simpatia e passione il gruppo, emblema stesso di quanto di meglio propone in tavola la nostra regione. Non un solo evento, ma due, quindi per quello che è l'appuntamento del gusto più atteso dell'estate sull'Isola d'Oro. La cena spettacolo si svolgerà sulla passeggiata a mare affiancata al tramonto. Qui si snoderanno 20 tappe del gusto, di cui saranno protagonisti gli chef del gruppo guidato da Walter Filipputti. Le star della ristorazione friulana creeranno per l'occasione piatti ispirati all'estate, con i suoi sapori e i suoi profumi, e li cucineranno in diretta davanti al pubblico. Accanto alle loro postazioni ci saranno 22 tra vignaioli e distillatori delle più prestigiose aziende vinicole friulane, che proporranno raffinati abbinamenti fra cibi e vini. Attenti alle esigenze alimentari, gli chef proporranno anche piatti per celiaci e vegetariani. La cena spettacolo sarà inoltre l'occasione per degustare i prodotti, i dolci, i gelati, il caffè degli artigiani del gusto, che fanno parte del gruppo FVG Via Sapori e che insieme ai ristoratori e vignaioli rappresentano l'eccellenza enogastronomica della regione. Andiamo a chiudere con l'ospite Franceschino Barazzutti, parliamo di Lago di Cavazzo. Sabato c'è stata un'importante mission, sono dei bacini idrici più importanti della regione Friuli Venezia Giulia. E allora Barazzutti, cosa è emerso? Sì, un avvenimento importante in cui la goletta verde dei laghi di Legambiente ha fatto delle indagini sul lago, in modo particolare di ordine biologico e sulle plastiche sottili, finissimi, ed ha illustrato i risultati. Il tutto però all'interno di una carta del lago che i comitati hanno assunto e diffuso e presentato, in cui nel contesto più generale del tema acque e delle prospettive che si presentano per questo utilizzo, per questa risorsa fondamentale, abbiamo collocato i problemi del lago. Ecco la carta
Ecco, si può aderire. I presenti alla conferenza stampa, consiglieri regionali hanno già aderito e si può mandare l'adesione, certo, per email a info@legambientefvg.it oppure a comitatisalvalago@gmail.com. Ecco. Senta, quello che conta purtroppo, io aggiungo purtroppo, dalle analisi di sabato sono emerse in superficie altre importanti situazioni delicate dello stato di salute del lago di Cavazzo, no? Purtroppo sì, ma aspettiamo, perché questi prelievi vanno adesso poi all'analisi dell'Enea. Chiaro. Dell'Enea. Sapremo più avanti come stanno le cose. Però quello che conta è che bisogna continuare a tenere viva la lampadina. Allora, la questione è questa, che anche sabato, poiché in Carnia aveva piovuto il giorno prima e durante, certo, la notte, c'era torbidità. Ormai è stradimostrato, detto e ridetto, che il lago è stato rovinato ed è rovinato dallo scarico della centrale di San Plago nel lago, che scarica acque fredde perché provengono in quota e scarica acque contenenti limo perché provengono da torrenti di montagna che trascinano materiale. Tutto, no? Allora, che cosa anche in quella sede e nella carta qui viene ribadito? Viene ribadito che ora che c'è la nuova giunta regionale, mercoledì verrà a incontrarci sul lago il neo assessore all'ambiente, ecco, c'è un articolo 11 della legge 3 del febbraio di quest'anno che prevede che la regione formuli e indica un bando, possibilmente internazionale, un concorso, per individuare soluzioni di rinaturalizzazione e fruizione del lago. Questa è la cosa su cui noi insistiamo ed è stato il punto, diciamo così, culminante dell'intera manifestazione, certo, di sabato. Ecco, la presenza del Legambiente ha contribuito a dare anche un certo prestigio, insomma, con la goletta dei laghi. Venivano dal Garda, dall'Iseo, adesso andranno sui laghi laziali e quindi, ecco, nel circuito è entrato anche il lago di Cavazzo dei Tre Comuni e questo è estremamente bene. Ecco, noi non molliamo. Ecco, voi non mollate perché bisogna continuare, no, Barazzutti, a battere il ferro, perché, ecco, il ferro fin quando è caldo, e lo, sì, ripeto per l'ennesima volta, fino alla nausea, fino a quando il ferro è caldo si batte bene e si capisce. Se poi con la scusa delle vacanze, con la scusa dei campionati di calcio, con la scusa del Tour de France, con la scusa del Wimbledon e via dicendo, ci si dimentica, quando si riprende il martello si torna a battere il freddo, il ferro, questo è freddo e dunque alle dur e non si arriva, esatto, a Plea, no? Allora, ripeto, le adesioni sono aperte a tutti i cittadini di buona volontà e sensibili. Legambiente FVG, tutto attaccato, fvg.it, oppure comitatisalvalago, tutto attaccato, @gmail.com. Noi non solo terremo caldo il ferro, ma continueremo a far fuoco. E noi vi daremo una mano, perché, grazie, noi saremo la vostra cassa di risonanza. Perché questo, perché lei sa meglio di me, bisogna fare fuoco e bisogna avere una buona stufa. E noi siamo una buona stufa. Questo è il lago, ecco, del Friuli Venezia Giulia. E è la riserva idrica fondamentale e per la piana, per le irrigazioni. E per la produzione di energia elettrica a monte, che va mantenuta, e va risanato il lago, perché deve essere fruibile. Altrimenti fra non dieci anni. E poi andiamo a pesca di nuovo, con carpe enormi così. Sì, perché invece se si va avanti così, altro che carpe, si va a prendere pantan e class. Che pantan, pantano, ormai è dimostrato. Tutto lo scarico finirà lì. E comunque, per sincerarsi, basta andare lì a vedere dove lo scarico la centrale e si vede che, chiaro, dopo le piogge esce caffè latte. Bene, ma non si può bere.
E questa è la cosa importante che lei sottolinea. Noi ogni tanto, lei sa che a me piace stuzzicare, piace fare un po' di ironia, perché la satira colpisce meglio e si capisce di più. Però attenzione, il lago di Cavazzo non sono barzellette. Fra 50-60 anni va a rischio di diventare veramente una pozzanghera, forse con l'acqua, piena di fango e finita lì. E dopodiché saranno volatili per diabetici, per coloro che dovranno continuare a salvaguardare la carta del lago. Bene, io ringrazio Barazzuti, come sempre combattivo, bisogna andare avanti senza mollare l'osso. Break pubblicitario e poi le ultimissime dal Veneto. Bentrovati anche dalla nostra redazione del Veneto, tante le notizie anche in questa occasione. Tra l'altro ci giunge un ultima ora direttamente da Bibione, si tratta di un investimento avvenuto pochi minuti fa di un turista in pieno centro a Bibione, sul posto il SUEM 118, a breve anche un'immagine di quanto sta accadendo e anche maggiori dettagli. Però apriamo subito il telegiornale con il tema delle Olimpiadi Invernali 2026, che tiene con il fiato sospeso tre città, tra cui anche la perla delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, oltre a Milano e Torino. Oggi è intervenuto il segretario generale del CONI a Roma, coordinatore tra l'altro della commissione nominata dalla Giunta per esaminare nel dettaglio i tre studi di fattibilità. Stiamo parlando di Carlo Mornati, che a margine dell'incontro ha dichiarato: con le città non ci saranno altri incontri, ma ci rivedremo come commissione altre due o tre volte per dare al Consiglio Nazionale del CONI gli elementi necessari per decidere su quale sarà la città candidata, come detto, per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. L'obiettivo, ha detto ancora Mornati, è farlo nel più breve tempo possibile. Una nuova area dedicata interamente ai pazienti adolescenti della oncoematologia pediatrica nell'azienda ospedaliera di Padova è stata inaugurata questa mattina dalla presidentessa del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e dal governatore del Veneto Luca Zaia, vediamo in foto. Si tratta della Teen Zone realizzata da Team for Children Onlus, un'area di 400 metri quadrati attrezzata con ampi spazi per lo svago, il relax e lo studio per i pazienti tra i 14 e i 18 anni, nata su ispirazione di 5 ragazzi che erano in cura nel centro e che purtroppo non ce l'hanno fatta. La struttura, costata 500.000 euro, è stata realizzata grazie ai finanziamenti di privati e imprese del territorio. I volontari di Team for Children, medici, infermieri, assistenti e genitori, ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidentessa del Senato, sono un bellissimo esempio di solidarietà. Spazi come quelli che inauguriamo oggi vanno nella giusta direzione di restituire umanità ai luoghi di cura. E tra l'altro la notte appena trascorsa è stata caratterizzata da una nuova ondata di maltempo che ha colpito in particolar modo il Rodigino e il Veronese, ma qualche episodio si è verificato anche nella Marca Trevigiana, un forte temporale nell'area della Castellana e del Monte Bellunese, una quindicina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco a seguito di abbondante pioggia con allagamenti e ovviamente alberi spinti a terra dal vento. A Cusignana, frazione di Giavera del Montello, una folata di vento, pensate, ha scoperchiato la copertura di un capannone. I pompieri hanno recuperato il materiale finito in strada e poi hanno ripristinato la copertura con dei teli. Andiamo sulle spiagge, ed in particolar modo a Jesolo. Nel corso della nostra pagina generale abbiamo parlato un po' del primo giro di boa in quel di Bibione, vediamo invece come sta andando nella località balneare ed in particolar modo qual è il sentimento e la percezione da parte dei grossisti. Un mese di maggio molto positivo, al di là di ogni più rosea previsione, ed un giugno in leggera flessione rispetto al 2017, che era stato però un mese ottimo sotto ogni profilo, con la festività di Pentecoste, che quest'anno era il 20 maggio, il 4 giugno del 2017.
Ascom ha svolto un sondaggio tra il gruppo grossisti alimentari iscritti all'associazione, che rappresentano quasi la totalità dei fornitori di alimenti e bevande sul litorale di Jesolo, per comprendere come sia andato sotto questo profilo il primo bimestre della stagione turistica 2018. L'indagine ha fatto emergere un dato su cui riflettere anche per il prossimo futuro. È quello rappresentato dal fatto che i consumi si concentrano sempre di più nel fine settimana, fanno sapere dalla delegazione. Questo è un fenomeno noto da tempo, ma si sta radicalizzando tanto che possiamo dire tranquillamente che sotto il profilo dei consumi alimentari il fine settimana la fanno da padrona. È un segnale molto importante che deve essere analizzato e non potrà non influenzare le scelte future dell'economia turistica. Si tratta, dice Alberto Teso, delegato iesolano di Ascom, di decine di migliaia di pendolari che sfuggono a qualsiasi rilevazione statistica, per cui la valutazione dei consumi alimentari durante la settimana è l'unico indice che possiamo prendere per valutare la loro incidenza sull'andamento economico, oltre al dato empirico rappresentato dalle code chilometriche del weekend. È indiscutibile la valenza del pendolarismo per gli esercizi pubblici nel fine settimana, ma è altresì importante il ricettivo, aggiunge il presidente di Confcommercio Mandamentale Angelo Faloppa, per far lavorare i pubblici esercizi nei restanti giorni della settimana. Questo anche in virtù della tendenza, sempre più accentuata negli ultimi anni, di prenotare camera e colazione e consumare i pasti nei ristoranti del litorale. Il governatore del Veneto Luca Zai ha commentato quanto accaduto nella notte a Padova, dove l'abitazione del giornalista Ario Gervasutti del Gazzettino è stata presa di mira da 5 colpi di pistola, 3 dei quali hanno raggiunto la camera da letto dei suoi figli. Un episodio gravissimo, ha detto Luca Zai, che va condannato senza se e senza ma, acuito dal fatto che la minaccia contro un giornalista significa di conseguenza un attacco contro opinioni e idee. La mia piena e completa solidarietà al cronista e naturalmente alla sua famiglia. Mi auguro, ha concluso Zaia, che i responsabili siano presto identificati e assicurati alla giustizia. A Bibione un turista italiano di 32 anni è rimasto gravemente ferito ieri notte alle 3 cadendo da un'altezza di 3 metri. Ebbene, secondo quanto ricostruito relativamente alla dinamica che è tuttora al vaglio, l'uomo si sarebbe improvvisamente arrampicato sul balcone al primo piano dell'abitazione affittata per le vacanze estive. Il suo tentativo, dovuto al fatto che era sprovvisto delle chiavi di casa, è stato maldestro, visto che l'uomo è poi caduto malamente a terra sbattendo con violenza la testa sull'asfalto. Ha rimediato anche contusioni alla schiena, soccorso da alcuni passanti, è stato poi curato dal personale del SUEM 118 di Bibione, che ha raggiunto in pochi minuti l'abitazione distante qualche chilometro dalla sede del pronto soccorso. Il ferito è stato poi caricato sull'ambulanza e trasferito in ospedale a Porto Gruaro, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni, stando a ieri, erano migliorate, ma è rimasto comunque in ospedale sotto osservazione. Come vi abbiamo promesso in apertura, vediamo la notizia di quanto accaduto pochissimi minuti fa, sempre nella località balneare veneziana. Siamo quindi a Bibione. Un turista di 45 anni romeno è stato investito pochi minuti fa da una vettura che stava transitando all'incrocio tra via Pegaso e viale Europa, in un punto importante della viabilità cittadina. All'incidente hanno assistito diverse persone che hanno fornito poi la loro testimonianza ai carabinieri della locale stazione accorsi sul posto. Il ferito, residente a Trieste, è stato ricoverato al vicino pronto soccorso. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Torniamo a Jesolo, perché pensate, ieri sera nel corso di un controllo da parte dei carabinieri, un uomo di 59 anni, residente del posto, ha ingerito alla vista dei militari dell'arma un involucro che lui stesso ha poi dichiarato contenere all'interno della cocaina. Ebbene, condotto all'interno del proprio domicilio, i militari dell'arma hanno trovato anche la compagna dell'uomo, italiana, 53 anni. All'interno dell'appartamento è stato rinvenuto un bilancino di precisione, su alcuni piatti un totale di 7 involucri in cellophane contenenti cocaina, pronti poi per essere smerciati.
È intervenuta anche l'unità cinofila Caos della Polizia Locale per una perquisizione più approfondita dell'appartamento. Trovato anche un block notes che fungeva da vero e proprio libro contabile, riportante nomi e numeri riconducibili all'illecita attività di spaccio. Sequestrati inoltre anche due telefoni cellulari. Per quanto rinvenuto, i due sono stati dichiarati in arresto. Il pubblico ministero di turno ha disposto per i due la traduzione presso le camere di sicurezza della caserma di San Donà di Piave in attesa del rito per direttissima. Grande commozione a Morsano al Tagliamento invece per la messa di trigesimo, cioè ad un mese dalla scomparsa di Piero Barei, sindaco della località morsanese, mancato lo scorso 14 giugno all'età di 42 anni per la ovviamente presenza importante anche di numerosi parenti, attimi davvero di cordoglio, presenti ovviamente oltre ai familiari anche tanti amici del sindaco, oltre ovviamente alla popolazione che non dimentica il suo primo cittadino. Veneto Agricoltura propone uno stage invece su un trattamento sperimentale contro le malerbe, come ci racconta nel servizio il collega Rosario Padovano. Domani alle 9.30 Veneto Agricoltura proporrà nell'azienda pilota dimostrativa in Valle Vecchia una visita guidata alle diverse prove in corso sulla gestione delle malerbe. L'iniziativa si sviluppa nell'ambito di un importante progetto europeo a cui partecipa anche l'agenzia regionale e che vede come capofila l'università danese di Aarhus. Obiettivo dei ricercatori è quello di trovare nuove soluzioni alla lotta alle malerbe attraverso l'agricoltura di precisione e l'utilizzo minimo di prodotti chimici. Tutto questo senza compromettere la redditività delle imprese e la produzione di derrate alimentari. La giornata dimostrativa è aperta a tecnici, imprenditori agricoli, studenti e a quanti desiderano approfondire queste importanti tematiche. Bene, con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo anche per quanto riguarda il Veneto, buon proseguimento come sempre con la nostra programmazione, arrivederci. Martedì, al mattino sulle zone montane in prevalenza soleggiato con aria tersa, salvo possibili nubi basse in qualche valle prealpina nelle prime ore. In pianura residua nuvolosità irregolare al mattino, specie sui settori più meridionali. In seguito cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana in montagna. Precipitazioni. Possibili residue precipitazioni nella notte primo mattino sui settori centro-meridionali. Probabilità medio-bassa 25-50%. In seguito generalmente assenti. Dalla tarda mattinata probabilità medio-bassa 25-50% di qualche locale precipitazione in montagna, specie sulle prealpi. Altrove generalmente assenti. Temperature. Minime in calo, massime in aumento. Venti. In pianura in prevalenza deboli da ovest al mattino. Variabili al pomeriggio. In quota venti moderati tesi da nord. Mare poco mosso.